Mirtilla, siccome il mio nome Gianmarchetto Giuseppino è un po' troppo lungo, ho deciso di soprannominarmi Professor Dino. Quindi, d'ora in poi mi chiamerai Professor Dino, Prof Dino, se proprio vuoi chiamarmi Prof. Certo, Prof. Professor Dino, mi piace Professor Dino. Perché Professor Dino, poi? Perché io sono laureato in zoologia e chimica con una specializzazione sui dinosauri. Belli dinosauri. Ma quando arriva il prof? Oggi è in ritardo. Oh, ma che cosa sono? Pesci e predatori marini. Pesci? Oh, ma voi non potete stare qui! Ho una bellissima idea. Dovete stare in acqua. E questo è il vostro posto. Tu dentro. Anche tu dentro. Dentro anche tu. Con te devo stare attenta. Dentro fai un tuffetto. In acqua, piccola tartarughina. Su, su. Ecco, è qui che dovete stare. Proprio come al mare. Mirtilla. Buongiorno, prof. Buongiorno, Mirtilla. Cosa hai fatto? Prof, mi scusi, ma io ho letto pesci, predatori, e li ho messi tutti in acqua. Io avevo preparato le bustine per fare la mia lezione. Mi scusi, prof. Va bene, Mirtilla. Come al solito ti perdono. Ma la prossima volta ti prendi una bella notte. Va bene, prof. Mi devi avvisare prima di fare queste cose. Certo, prof. Ok, iniziamo la lezione. Mirtilla, ho delle altre cose che ho notato che non hai messo in acqua. È strano che hai visto dei pesci e non li hai messi in acqua. Allora, vedo che mi hai lasciato una bustina. Questa lezione riguarda pesci e predatori marini. Qui abbiamo tutta la collezione di questi pesci e predatori. Come vedi, ce ne sono quattro speciali. Allora, abbiamo una tartaruga che si illumina al buio, uno squalo bianco che si illumina al buio, poi c'è il pesce pagliaccio che cambia colore in acqua calda e questa razza che cambia colore in acqua calda. Va bene, prof, starò molto attenta. Ok, bene, allora adesso cominciamo. Mirtilla, scegliere uno tra tutti questi. Prof, mi è molto simpatica la tartaruga. La tartaruga, allora io mi sono armato di retino perché Mirtilla ha messo i nostri animali in acqua. Quindi, retino, prendiamo la tartaruga. Qui la nostra tartaruga è una tartaruga speciale che si illumina al buio. Ora, Mirtilla, prendiamo la razza, che è l'altro animale speciale, insieme alla tartaruga, al pesce pagliaccio e allo squalo bianco. Ecco qui, questa razza cambia colore in acqua calda. Devi sapere, Mirtilla, che la razza passa molto tempo sui fondali marini a nascondersi sotto la sabbia
per nascondersi dalle prede e poi attaccarle, o dai predatori, quindi per questione di principio, cioè di nascondersi per non essere attaccata. Ora prendiamo la medusa. Bella la medusa! Stai attenta, Mirtilla, non toccare i tentacoli. No, prof, sto attenta. Ecco qui. Qui abbiamo la nostra medusa. Qui sopra si può toccare, ma ai tentacoli devi stare attenta. Perché, prof? Cosa succede se tocco i tentacoli? I tentacoli, Mirtilla, sono molto, molto irritanti, quindi meglio non toccarli. Ci sono delle meduse che hanno tentacoli letali. Oh, prof, ma è pericoloso! Allontanati. Certo. Perché non la mettiamo lontana dagli altri? Ok, brava medusina, stai lì. Mirtilla, la sto facendo io la lezione. Certo, prof, mi scusi. Ok, bene. Ora, prendiamo questo granchio. Questo, Mirtilla, si chiama granchio blu o granchio reale ed è un grande crostaceo dell'Oceano Atlantico. Wow! Prendiamo il polpo e la stella marina. Ecco qui. Mirtilla, non devi toccare neanche i tentacoli del polpo, perché se li tocchi ha delle ventose che non riesci più a toglierti dalla pelle, quindi rimarrai attaccata al polpo. Accipicchia, prof, è ancora più pericoloso della medusa. No, la medusa è letale. Oh. E qui invece abbiamo una semplice stella marina. Ora prendiamo il diavolo nero e il pesce pietra. Prof, posso fare una domanda? Dimmi, Mirtilla. Ma questo nome diavolo nero è un po' pauroso. Sì, è degli abissi. Oh, vive nella profondità dell'oceano. Esattamente. Quindi io se vado giù nell'oceano... Lo trovi. Però non vedo niente. Non puoi andare giù nell'oceano. Okay. Ora prendiamo la morena. Sembra un serpente. Serpente marino. Il pesce istrice, che è simile a un pesce palla, e lo squalo bianco. Prof, l'acqua sta uscendo fuori, non sta andando. Ho notato, Mirtilla. Vuoi prof. Che... Mirtilla, sta arrivando lo squalo. Mirtilla, stai attenta. Mirtilla, Mirtilla. Credo sia finto, Mirtilla. Mirtilla, allora, il nostro squalo bianco si illumina al buio. Mirtilla, manca il pesce pagliaccio o sbaglio? Prof, io non l'ho visto. Non c'era quando li ho messi in acqua. Non l'hai portato in un acquario? No, prof, no. Sei sicura? Certo, prof. Se mi dici una bugia, poi lo vengo a scoprire. Va bene, prof, non sono stata io. Non ho detto nessuna bugia. Va bene. Visto che è uno speciale che cambia colore, il pesce pagliaccio, i nostri alunni a casa, se lo troveranno loro, ci diranno di che colore diventa una volta che cambia colore. Mirtilla, allora questa è una rivista dove tu potrai studiare tutte le caratteristiche di questi pesci e predatori marini. Quindi questa te la do. Grazie, prof. Perché la prossima volta ti interrogo. Va bene, prof. Studierò tutto. E se la vogliono anche gli alunni a casa, basta che chiedono all'edicolante di dargliela insieme alla collezione. Dal vostro professor Dino è tutto. Studiate anche voi a casa e ci vediamo alla prossima lezione. Campanella? No, sono sempre puntuale. Arrivederci! Certo, prof. Prof, l'acqua sta uscendo fuori, non sta andando. Ho notato, Mirtilla. Vuoi prof. Che... Vuoi andare in vita? Vuoi che ti mando a casa uno squalo bianco? No, prof!